Allora, a questo punto, diciamo così, in questa maniera qui, uno con un pochettino d'allenamento, diciamo, può andare a dare il nome a tutti quanti gli ossi acidi. Non credo che ci siano particolari problemi. Va bene? Ripeto, la nomenclatura è solamente una questione di allenamento, è solamente una questione di pratica. Poi, come la interpreto io in sede d'esame, non è quello il problema degli studenti. Cioè io non richiedo nemmeno che lo studente si eserciti molto nella nomenclatura, mi accontento di capire che lo studente ha capito anche le regole di nomenclatura e poi, diciamo così, che le riesce a utilizzare almeno nei casi più semplici. Va bene? Allora, passiamo un pochettino invece a vedere questi composti, questi sali ternari. Stavamo dicendo praticamente che per i sali ternari la situazione che abbiamo è simile a quella lì dei sali binari. Come i sali binari diciamo, li potevamo considerare ottenuti a partire dall'idracido corrispondente per effetto della sostituzione dell'atomo di idrogeno con l'atomo di un metallo, altrettanto possiamo dire per i sali ternari. Cioè noi nell'ossi acido si sostituisce l'atomo di idrogeno o gli atomi di idrogeno con gli atomi di un certo metallo. Quindi ad esempio se noi abbiamo l'acido solforico che è H2SO4, se noi andiamo a sostituire i due atomi di idrogeno con due atomi di sodio, abbiamo il solfato di sodio. Va bene? Cioè, mentre nel caso precedente noi chiamavamo acido solforico, quando abbiamo il sale, diamo al non metallo la desinenza ato. E sarà quindi il solfato di quel metallo, quindi questo sarà il solfato di sodio. Allora, come vi avevo detto che vi potevate andare a costruire le strutture elettroniche degli ossi acidi, è altrettanto automatico andarvi a costruire le strutture dei sali ternari, sono esattamente la stessa cosa, perché praticamente tra acido solforico H2SO4 e solfato di sodio Na2SO4 la struttura dell'SO42- è assolutamente uguale, assolutamente la stessa cosa. L'unica cosa che dovete tenere presente è che l'acido solforico è un composto molecolare, cioè esistono molecole di acido solforico. L'acido solforico a temperatura ambiente si trova allo stato liquido, perché? Perché è un bel dipolo abbastanza forte, quindi è una molecola dotata di un momento dipolare permanente abbastanza forte. Il peso molecolare dell'acido solforico, mi sembra di ricordare che è 98. Questo è 32, 64 fa 96, più 2 fa 98, ricordavo bene. Quindi una molecola che pesa 98 è una molecola non pesantissima, ma nemmeno una molecola proprio leggerissima. Cioè una molecola leggera è quella là dell'acqua, 18, è quella là che vi posso dire dell'azoto, 28, dell'ossigeno, 32, una molecola che pesa 100, è una molecola di quelle là medie, diciamo così. Quando le masse molecolari cominciano a essere così grandi, allora noi abbiamo che se ci sta un pochettino di momento dipolare, e quello è sicuramente liquido. Infatti, l'acido solforico a temperatura ambiente si trova allo stato liquido. Va bene? Ad esempio, invece, l'acido cloridrico non si trova a temperatura ambiente, HCl, è gassoso a temperatura ambiente. Quello che viene utilizzato è una soluzione acquosa di acido cloridrico, piccolo inciso. L'acido cloridrico è utilizzato correntemente per la pulizia dei WC sotto il nome di acido muriatico. L'acido muriatico non è altro che una soluzione acquosa al 37% in peso, correntemente
corrisponde a una mole per litro più o meno di acido cloridrico. Ma quest'acido cloridrico si trova allo stato liquido perché? Perché è sciolto nell'acqua. Diciamo che assolutamente non è il caso di andare a respirare i vapori della soluzione acquosa di acido muriatico, perché? Perché essendo l'acido cloridrico un gas, avrà molta tendenza a tornarsene nella fase aereiforme e quindi emette questi vapori fortemente acidi che chiaramente, diciamo così, danneggiano gli occhi, danneggiano le mucose, danneggiano tutto. Insomma. Quindi, ripeto, l'acido cloridrico è un gas che noi troviamo allo stato liquido perché è sciolto nell'acqua, quindi quella che si trova in commercio è una soluzione acquosa di acido cloridrico, che poi commercialmente parlando assume il nome di acido muriatico. Invece l'acido solforico, quando è puro acido solforico e basta, è invece un liquido. La differenza qual è? Sono tutti e due dei dipoli abbastanza forti, però l'acido cloridrico è leggero, pesa 37,5, l'acido solforico è pesante, pesa 98. Chiaro? Qual è la differenza? Vi dicevo quindi che la differenza fra gli ossiacidi e i sali ternari qual è? È che gli ossiacidi sono dei composti molecolari e quindi a tenere insieme poi queste molecole sono soltanto delle interazioni di tipo secondario, invece i sali ternari sono dei composti ionici, è chiaro? Dove l'anione qual è? Cioè il catione è sempre lo stesso, Na+, K+, Ca2+, Al+, cioè i cationi non cambiano, sono sempre gli stessi. Invece quelli che cambiano sono praticamente gli anioni, cioè nel caso dei sali binari gli anioni erano degli anioni semplici, Cl-, F-, S2-, cioè costituiti da un solo atomo che aveva captato un certo numero di elettroni, tali che veniva completato a un livello energetico più esterno e si riproduceva la struttura elettronica del gas mobile che seguiva. Invece questi ossianioni SO4-2, NO3-1, ClO-, ClO2-, e così via, sono praticamente anche in questo caso degli aggregati molecolari elettricamente caricati negativamente. Chiaro? Adesso, come prima vi ho fatto, ecco, guardate qui, vedete, questa è la struttura elettronica dell'acido ipocloroso, meno male che non l'ho cancellato. Se io praticamente, vedete, a quest'acido ipocloroso che faccio? Gli tolgo un H+, gli tolgo un nucleo di idrogeno, che cosa succede? Gli tolgo il nucleo però lasciandogli l'elettrone, cosa resta? Resta il ClO-, cioè in poche parole questo terrà un elettrone in più di quello che doveva avere e quindi avrà una carica negativa. Quindi il reticolo cristallino di questo sale NaClO sarà costituito da ioni Na+ e da ioni ClO-. Ovviamente, poiché questo è un legame di tipo ionico, per quel fatto che vi ho detto quando vi ho parlato dei legami ionici, che cioè gli ioni, le particelle caricate elettricamente, creano un campo elettrico attorno a sé che è uguale in tutte le direzioni dello spazio, cioè lo ione Na+ attrae tutti gli ioni negativi, sia davanti, sia da dietro, sia sopra, sia sotto, sia a destra, sia a sinistra. Quindi cercherà di circondarsi del massimo numero possibile di ioni negativi e quindi darà origine a un solido ionico. Vi ripeto, in questo solido ionico gli ioni positivi sono sempre gli stessi, gli ioni negativi però sono diversi, sono un aggregato molecolare, cioè sono una molecola, però una molecola che ha carica negativa, quindi non è che una molecola, è un ione negativo, va bene? Ok? Problemi? Allora, a questo punto possiamo cominciare a introdurre anche i composti quaternari, direte voi, sempre peggio, andiamo sempre peggio, insomma. Perché? Perché praticamente vedrete che è una banalità, diciamo così, questi composti quaternari. In effetti, guardate qui, abbiamo considerato il scusate, vi devo ancora dare le regole di nomenclatura dei sali. Benissimo, allora diamo prima le regole di nomenclatura dei sali, poi passiamo ai composti quaternari. Dunque, allora abbiamo detto,
diciamo, consideriamo sempre i sali come se fossero formalmente derivati dall'ossiacido corrispondente per formale sostituzione degli atomi di idrogeno con degli atomi metallici. Quindi praticamente noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che se esiste un solo, diciamo così, ossiacido, quello ha la desinenza ICO, acido carbonico. Allora, praticamente, se esiste un solo ossiacido, esisterà anche un solo sale. Allora, invece della desinenza ICO, abbiamo la desinenza ATO. Quindi, per esempio, l'acido carbonico, vi ripeto, composto teorico, non composto pratico. Cioè, non andate dicendo in giro, professor Panzini, parlate dell'acido carbonico. L'acido carbonico non esiste perché si decompone in anidride carbonica e acqua. No, è solo un espediente didattico quello che sto utilizzando, è chiaro? Quindi, all'acido carbonico, quando ci andiamo a togliere i due atomi di idrogeno e li andiamo a sostituire con due atomi di sodio, abbiamo il carbonato di sodio, chiaro? Così come pure, se noi abbiamo l'acido solforico, il sale che corrisponde alla sostituzione di due atomi di idrogeno con due atomi di sodio è il solfato di sodio. Va bene? Ma, dato che abbiamo visto che i sali ternari possono essere ottenuti formalmente per effetto della sostituzione degli atomi di idrogeno con degli atomi metallici, anche l'acido solforoso avrà un suo sale corrispondente. Chiaro? Cioè, se io all'H2SO3 vado a sostituire i due atomi di idrogeno con due atomi di sodio, otterrò Na2SO3. Benissimo. Dunque, alla desinenza ICO dell'acido corrisponde la desinenza ATO del sale. Alla desinenza OSO dell'acido corrisponde la desinenza ITO del sale. Quindi se questo è il solfato di sodio, questo sarà il solfito di sodio. Quindi se ce ne sono due, quello a numero d'ossidazione maggiore avrà la desinenza ATO, se è quello a numero d'ossidazione inferiore avrà la desinenza ITO, solfato e solfito. Va bene? Ovviamente, dato che, oramai ve l'ho già detto un numero di volte ridondante, i sali ternari possono essere formalmente considerati derivati dai corrispondenti ossiacidi. Quindi se noi abbiamo qua acido ipocloroso, acido cloroso, acido clorico, acido perclorico, avremo anche dei sali corrispondenti. Benissimo, andiamo a scrivere le formule di questi sali corrispondenti e andiamo a battezzarli. Allora, dunque, se noi andiamo a sostituire l'atomo di idrogeno con un atomo di sodio, otteniamo NaClO. Vi ripeto, come siete riusciti a ottenere HClO? Vedete da qui? Avete NaClO, perché sia l'idrogeno sia praticamente il sodio portano in dote un elettrone. L'unica differenza qual è? Che il sodio l'elettrone lo dà con molta facilità, l'idrogeno l'elettrone invece non lo dà con tanta facilità. Allora, questa differenza nel cedere l'elettrone in che cosa si riflette? Si riflette nel fatto che qui si forma un composto ionico, cioè il sodio cede l'elettrone completamente e qui si forma uno ione ClO e uno ione Na+. Invece praticamente qui si ha una coppia di elettroni di legame che è condivisa, che sta per più tempo dal lato dell'atomo di ossigeno che è più elettronegativo, ma si ha sempre un legame covalente, chiaro? Quindi, dicevamo, qua NaClO, qua abbiamo NaClO2, qua abbiamo NaClO3 e qua abbiamo NaClO4. Va bene? Allora, partiamo da quello là che ha il numero di ossidazione più basso di tutti. L'acido era ipocloroso. Allora, si lascia il suffisso
ipo, il prefisso ipo resta tale quale. Al posto di oso gli si mette ito, quindi questo sarà l'ipoclorito di sodio. Questo qua praticamente era l'acido cloroso. Allora, si lascia, non c'è nessun prefisso, si lascia senza nessun prefisso, e alla desinenza oso si sostituisce la desinenza ito. Quindi questo sarà il clorito di sodio. Questo è l'acido clorico. Non ha nessun prefisso, si lascia sempre senza nessun prefisso, e alla desinenza ico si sostituisce la desinenza ato, quindi questo sarà il clorato di sodio. Questo sarà l'acido perclorico, si lascia il suffisso, il prefisso per, e il suffisso ico viene trasformato in ato, quindi questo è il perclorato di sodio. Va bene? Quindi, diciamo così, non è che ci stanno molte regole, cioè le stesse regole che valgono per gli ossiacidi valgono praticamente anche per i sali ternari. Va bene? Adesso, giusto ecco per aiutarvi nella comprensione, se noi avessimo invece dell'ipoclorito di sodio l'ipoclorito di calcio, secondo voi che formula tiene l'ipoclorito di calcio? Considerate che lo ione ClO che carica ha? Una volta negativa. Lo ione calcio che carica ha? Ve lo ricordate? Due volte positiva, perché ha due elettroni nel suo livello energetico più esterno. Va bene? Quindi il calcio è 2+, l'ipoclorito è 1-, quindi il rapporto di combinazione fra ione calcio e ione ipoclorito quale sarà? 2. Benissimo, quindi allora la formula dell'ipoclorito di calcio sarà CaClO preso due volte, cioè per indicare praticamente che ci stanno due ioni ClO meno per ogni ione Ca, si indica in questa maniera qui, si mettono un paio di parentesi e questo 2 si riferisce a tutti gli ioni che sono racchiusi nella parentesi. Quindi questo sarà, come si chiamerà questo composto? Ipoclorito di calcio, benissimo. E se io prendo come metallo, invece di prendere il sodio, prendo l'alluminio. L'alluminio, vi ricordate che tipo di ioni da origine? Più 3, benissimo. Perché c'ha 3 elettroni nel suo livello energetico più esterno. Quindi quanti ioni, ad esempio ClO4, ci vorranno per andare a bilanciare questa carica? Più 3, il ClO4 ha carica meno 1, quindi sarà... E la formula del perclorato di alluminio quale sarà? Al ClO4 preso 3 volte. Benissimo. Al ClO4 preso 3 volte. Questo sarà il perclorato di alluminio. Ci sono problemi, ragazzi? Bene. Allora, finiamo un pochettino tutti quanti questi composti, poi ci vediamo qualche minuto di pausa e poi passiamo alle reazioni. Dunque, vi stavo dicendo che esistono dei composti quaternari. Direte voi, ma non via. Qua non finiamo mai, poi ci saranno quelli a 5, quelli a 7. No. E poi quelli quaternari sono un'immediata estensione di quelli là binari. Perché? Perché praticamente prendiamo ad esempio, l'ho cancellato, va bene, lo scriviamo allora.
su. Grazie, meno male che hai dato l'indicazione, che non lo trovo. Allora, prendiamo l'acido solforico. Questo H2SO4 abbiamo detto che è l'acido solforico, giusto? Poi che abbiamo fatto? Abbiamo sostituito i due atomi di idrogeno con due atomi di sodio ed è diventato che cosa? Il solfato di sodio, benissimo. Ma non è detto che io devo andare a sostituire tutti e due gli atomi di idrogeno, ne posso andare a sostituire anche uno solo. Se ne sostituisco uno solo, praticamente che cosa ho? Ho NaHSO4. Questi composti in cui praticamente sono derivati, sono dei sali, a questo punto non sono più ternari, sono quaternari perché ci stanno quattro elementi, ma sono derivati da degli ossiacidi in cui non tutte le funzioni acide sono stati sostituiti da atomi metallici, ma solo una parte, si chiamano sali acidi, va bene? Dunque praticamente questo qui, per indicare che ci sta ancora un atomo di idrogeno, questo si chiama idrogeno solfato di sodio. Va bene? Ok? Chiaramente anche in questo caso qui, diciamo così, le regole del calcolo del numero di ossidazione sono sempre le stesse. Ecco, piccolo, diciamo, una cosa che non vi ho detto. Quando per esempio noi abbiamo Na2SO4, ripetiamo un'altra volta lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per NaCl, chi è meno pronto, chi è praticamente non ha acquisito rapidamente la cognizione degli argomenti che abbiamo presentato, può dire: ah, io Na e Cl non lo so se sono più 1 e meno 1, più 2 e meno 2, più 3 e meno 3 e così via. E io vi ho, diciamo così, dato due escamotage per superare questo problema. Uno, andare a vedere praticamente la tavola periodica, un altro praticamente andare a dire è considerato formalmente derivato dall'acido cloridrico, quindi praticamente H più e Cl meno. Se io sostituisco un H più con un Na, vuol dire, e quello rimane 1 a 1 il rapporto, vuol dire che per forza il numero di ossidazione del sodio è più 1. Ecco, con un ragionamento assolutamente analogo si può superare lo scoglio del numero di ossidazione dei sali ternari tipo Na2SO4. Cioè, chiaramente, noi a questo punto del corso, diciamo, abbiamo capito che oramai se il sodio dà origine a uno ione è sempre Na+, perché sappiamo è un metallo alcalino, tiene un solo elettrone nel suo livello energetico più esterno e quindi praticamente perde quell'elettrone e quindi Na+. Ma se io invece di mettere il sodio sono perfido e ci metti il rubidio, vabbè, il rubidio non è un elemento tanto, diciamo, conosciuto come il sodio. Il rubidio però si trova sotto al sodio, quindi tiene anch'esso un solo elettrone nel livello energetico S più esterno. Non mi fate fare la struttura elettronica del rubidio che ci vuole mezz'ora perché c'è un sacco di elettroni e non mi ricordo nemmeno il numero atomico del rubidio. Però praticamente se io dico qual è la formula, qual è il numero di ossidazione del rubidio nel cloruro di rubidio, io dirò il cloro tiene meno 1 perché è derivato dall'acido cloridrico. Allora, visto che il rapporto di combinazione rubidio-cloro è 1 a 1, anche il rubidio terrà più 1, va bene? Però, diciamo così, se io non sono appunto
capace di andarmi a ricordare, non tengo una tavola periodica sotto mano e vedo che il rubidio sta sotto al sodio, quindi capisco che il numero di ossidazione è più 1, come posso fare? Posso considerare che è derivato dall'acido cloridrico e quindi se l'idrogeno aveva più 1, anche il rubidio ha più 1. In maniera assolutamente analoga possiamo ragionare praticamente per il solfato di sodio e anche per il solfato di rubidio. Cioè, in poche parole, ripeto, il sodio oramai ce lo siamo imparati che gli ioni sodio sono più 1. Allora io dico sono perfido e dico vabbè, no, mo viene dopo Rb2SO4, solfato di rubidio. Ma dimmi il numero d'ossidazione del rubidio, va bene? Adesso voi non ricordate che il rubidio si trova nel primo gruppo e quindi non avete immediata la percezione che avendo un solo elettrone nel livello energetico più esterno, lo ione è più 1. Allora voi che cosa pensate? Benissimo, questo Rb2SO4 da che cosa è derivato formalmente? Derivato formalmente dall'H2SO4. Nell'H2SO4 io già avevo lo ione SO4 che aveva carica meno 2 e ho praticamente 2H+. Questo tiene lo stesso numero, Rb2, e questo qua praticamente è più 2, e questo è H2. Quindi avrà lo stesso numero di ossidazione dell'idrogeno, quindi il rubidio sarà sempre più 1. Va bene? Oppure che posso dirvi? Io ho praticamente ad esempio SrSO4, solfato di stronzio. Solfato di stronzio, qual è il numero di ossidazione dello stronzio? Non me lo ricordo, non tengo la tavola periodica sotto mano, non vedo che sta sotto al calcio e che tiene 2 elettroni soltanto nel suo livello energetico più esterno e quindi non riesco a capire che il numero di ossidazione è più 2. Basta che mi ricordo che deriva dall'H2SO4. Qui ce ne sono 2 di idrogeno, qui ce ne sta uno solo di stronzio. Quindi che significa? Significa che la carica dello stronzio è il doppio di quella dell'idrogeno. Quella dell'idrogeno era 1, questa è 2. Chiaro? Quindi, diciamo così, con tutti gli esempi che vi ho fatto, non dovreste mai avere problemi nel calcolo dei numeri di ossidazione. Va bene? Quindi questo è tutto quanto riguarda i vari idrogeno solfato, tutte queste cose qui. Ma giusto, che altro ci sta ancora da dirvi? Giusto qualche eccezione. Ad esempio, vi ho detto che il composto fra ossigeno e fluoro è OF2. È strano vedere l'ossigeno scritto sulla sinistra, ma questo è l'unico caso in cui praticamente l'ossigeno trova qualcuno che è più elettronegativo di lui. Quindi il composto che si binario che si crea tra ossigeno e fluoro è il fluoruro di ossigeno, perché il fluoruro è più elettronegativo. Va bene? Poi cos'altro ci sta ancora da dire? I perossidi, ve l'ho detto. I perossidi, per esempio, il perossido più famoso è l'H2O2, perossido di idrogeno detto acqua ossigenata. Diciamo, dunque, i perossidi, ve l'ho già detto cosa tengono di particolare. Tengono praticamente che ci sono 2 atomi di ossigeno che condividono una coppia di elettroni di legame. Quindi questa coppia di elettroni di legame è perfettamente condivisa e quindi non dà nessun valore, né più 1 né meno 1. Poi praticamente questa coppia di elettroni qui sarà disponibile a creare dei legami, quindi questo ione perossido avrà la carica meno 2. Ovviamente se qui ci sono legati 2 atomi di idrogeno sarà il perossido di idrogeno, se io qui per esempio ci vado a mettere il sodio Na2O2, questo sarà il perossido di sodio. Se abbiamo, che vi posso dire, CaO2, questo sarà il perossido di calcio. Va bene? Allora ragazzi, io darei qualche minuto di pausa e poi dopo vi dico le ultime cose sui composti chimici e poi parliamo un po' delle reazioni.